Gara clou della quarta giornata, il posticipo tra Perugia e Paganese pone di fronte due delle maggiori pretendenti alla vittoria del torneo. Mister Battistini non può disporre di Moscati, Ferri, Marini e Moneti, lascia inizialmente Borgesi in panchina, Sierra, Carlotto in coppia con Benedetti a centrocampo e conferma la coppia offensiva Gucci-Clemente, ai quali affianca Margarita a destra e Lucchini sulla fascia opposta. Grassadonia deve rinunciare al solo tricarico per squalifica, per il resto formazione tipo con attacco affidato a Fava e Orlando, ben supportati sugli esterni da Scarpa e Galizia. Serata fresca, pioggia intermittente, 3.500 spettatori che preferiscono il Curi alla cronaca TV. Arbitra Rocca di Vibo Valentia. In cronaca, all'ottavo bella combinazione Margarita Clemente, fendente del pescatore di Perla, che manca di poco il bersaglio. Un minuto dopo uno svarione difensivo mette Gucci a tu per tu con Petrocco, che ipnotizza l'attaccante biancorosso riuscendo a deviargli la conclusione che ormai sembrava colpo sicuro. All'undicesimo ancora Perugia, stavolta è Margarita con la staffilata da fuori a insidiare, mancandola la porta dei campani. La prima sortita offensiva degli ospiti è al dodicesimo, ma Orlando, in campo con una vistosa maschera a protezione del setto nasale, non riesce a concretizzare un'azione favorevole della linea di fondo campo. Pericolo dalle parti di Petrocco anche al ventiduesimo, ma l'uscita disperata dell'estremo difensore blu stellato evita la capitolazione. Al ventiquattresimo Carotto ci prova dalla distanza, Petrocco respinge quei pugni. Sulla ribattuta si tuffa Gucci, che vorrebbe penalty per una presunta trattenuta, ma Rocca sanziona la posizione, a suo parere irregolare, dell'attaccante. Al trentesimo azione alla mano della Paganese, palla che termina a Galizia, tiro immediato e sfera in curva, un giro di lancette e dalla destra Lucchini serve centralmente Clemente, che con un'acrobazia impegna Petrocco sul palo lontano. Applausi dei sostituitori del Grifo, che stanno assistendo a una bella prova della loro squadra. Al 35esimo Margarita dalla destra a mettere un pallone invitantissimo nell'area piccola, ma Balzano in affanno anticipa gli avversari e allontana. Al primo vero a fondo gli ospiti passano in vantaggio. È il 44esimo, su una palla da destra di Scarpa, il solito Orlando spalle alla porta, inventa un'acrobatica girata che lascia di sala Giordano. Con le immagini di Matteo Marcella e il montaggio di Daniele Tomassoli siamo nel secondo tempo. Al primo minuto cross di Margarita, inserimento di Russo che colpisce di testa e manda di poco fuori. Rispondono i campani al terzo con Scarpa che impegna Giordano in una presa a terra. Al quinto si rinnova il duello Gucci-Petrocco, ma ancora il portiere della Paganese riesce a ribattere la forte conclusione dell'attaccante del Grifo, che di lì a poco lascerà il campo per far spazio al più fresco Bueno. Dodicesimo minuto, Clemente è bravo prima a procurarsi e poi a trasformare un calcio di punizione che non lascia scampo a Petrocco, è 1-1. Brividi al diciassettesimo, quando ci vuole il doppio miracolo di Giordano, che rimedia ad uno svarione difensivo del Perugia, salvando su Orlando prima e Scarpa poi. Al ventiquattresimo rimessa laterale lunga di Balzano, che arriva in qualche modo a Orlando, il quale riprova la bicicletta, stavolta per fortuna dei Grifoni la mira è sbagliata. Al ventinovesimo azione da rivedere, una innocua palla vagante sulla quale Borghetti, nel tentativo di controllo, carambola addosso allo stesso difensore del Perugia, sul braccio per il direttore di gara, che assegna il penalty. Capannello, Concidiabolo e Rocca di Vibo Valentia torna sui suoi passi, è solo rimessa dal fondo. Inimmaginabili le proteste dei campani, con il tecnico Grassadonia che perde le staffe e si fa espellere. Al 34esimo è Galizia dalla sinistra a tentare la conclusione, Giordano devia in corner. Due minuti dopo si rivede in campo anche uno smanioso Tozzi Borzoi, che rileva un Lucchini non in grande serata. Al 38esimo il solito Clemente incanta il Curi e serve una palla al bacio a Bueno, che ancora a corto di preparazione spreca malamente. È il preludio al gol del raddoppio che Tozzi Borzoi firma, regalando alla Nord una pregevole girata volante, 2-1. Nemmeno il tempo di festeggiare che i Grifoni restano in 10 per l'espulsione di Zanchi ci sarà da soffrire negli ultimi 5 minuti. Al 43esimo infatti un insicuro Rocca accorda un penalty forse dubbio quanto il primo, e sul quale Giordano compie l'ennesimo miracolo della serata, neutralizzando il tiro dagli 11 metri. Il pressing finale degli ospiti gli regala diversi corner sui quali Petrocco sale a tentar fortuna, ma il risultato non cambia più. I Grifoni con la vittoria odierna raggiungono i campani al terzo posto a quota 10, a una sola lunghezza dalla coppia capolista formata da Campobasso e Vigor Lamezia, e domenica si va proprio a Campobasso.